Salve, buongiorno. Allora, oggi è un altro dei video della serie di Halloween, ma questo è un video specialissimo perché c'è un ospite. Saluta. Ciao! Allora, questo è mio padre, si chiama Luciano. Salutatelo tutti, siete buoni perché questo è il primo video, il debutto su YouTube. Perché oggi vogliamo fare un video specialissimo. Vogliamo fare un video su Stranger Things, che è una serie che abbiamo guardato entrambi. Che ci è piaciuta tanto, io ho preparato una serie di domande per aiutarci a parlare di Stranger Things e mi sembrava carino farlo per Halloween anche perché lo avevo promesso da tanto tanto tempo che avrei fatto un video su Stranger Things. In realtà c'è un altro video di recensione proprio in generale che ho fatto da sola che probabilmente vedrete lo stesso perché due video sono meglio di uno e quindi perché non metterli tutti e due visto che ormai sono stati registrati? Ma questo era un video che volevo fare da un sacco di tempo e ci siamo riusciti. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare il pubblico di YouTube? Certo, io vorrei innanzitutto far presente proprio che questa serie l'ho visionata indipendentemente da Chiara, però è Dimmi stata subito una tutto. scoperta felicissima. Allora, iniziamo con le domande perché praticamente abbiamo già risposto alla prima domanda. Allora, come hai scoperto Stranger Things? Innanzitutto l'ho scoperta facendo una piccola ricerca su Netflix. Questo titolo, Stranger Things, cose strane, cose misteriose, mi ha colpito, ho voluto saperne di più. E ho scoperto veramente Una serie TV. un film di serie TV che mi ha veramente lasciato molto, molto e positivamente colpito. Allora, io ho scoperto Stranger Things tramite un po' il passaparola su YouTube, su internet, insomma, perché ne parlavano tutti, avevo visto anche il trailer su Netflix, però non è un genere che di solito io amo particolarmente, perché i film di fantascienza degli anni 80, tipo, non so, i Goonies, i Gremlins anche, sono film che mi piacciono, ma non sono proprio in cima al mio genere preferito, ecco. Però la cosa che più mi ha invogliato a guardare è che c'è Winona Ryder. Io amo Winona Ryder da secoli, è una delle mie attrici preferite, la adoro, trovo che sia bravissima e bellissima. Quindi diciamo che è stato un incentivo, ecco. Ero già interessata vagamente, però quando ho scoperto che c'era Winona Ryder ho detto che no, questa la devo guardare. E devo dire che, come ci è stato detto dal qui presente, è stata una bellissima scoperta. Non credevo che mi sarebbe piaciuta tanto, ma invece sì. Seconda domanda: personaggi preferiti? I Come? tuoi personaggi preferiti? Dunque, il personaggio mio preferito naturalmente, cioè i miei personaggi preferiti sono i tre ragazzi. I tre ragazzi che rappresentano quello che di buono c'è in molti ragazzi, in molti giovani, la curiosità. La curiosità finalizzata al bene. Questo è un aspetto che mi ha colpito. E poi tra i personaggi adulti sono stati tutti molto molto bravi. In verità hanno saputo creare un'ambientazione stimolante. Io che ho visto che sono un appassionato di film di fantascienza, cominciando dalle origini, tipo Pianeta Proibito, tipo I Visitatori da Marte, beh, e ho visto in quest'opera non una rivisitazione, ma un ricreare un ambiente che mi ha sempre molto Una stimolato. cosa che mi è piaciuta tanto dei personaggi adulti, no? È che tra i personaggi adulti non c'è un personaggio negativo che abbia molto spazio. Questa è una cosa di cui parleremo dopo, però secondo me il fatto che tutti i personaggi adulti siano comunque personaggi positivi è una cosa che è molto 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 innovativa per le serie di oggi e mi è piaciuta tantissimo. Allora, il mio personaggio preferito è Joyce, la mamma di Will, Sì, che vabbè, a parte perché è Winona Ryder, ma vabbè, questo l'abbiamo appurato che Winona Ryder è una grande mia passione, trovo che sia un personaggio particolare, perché il personaggio è un po' della donna single, un po' ostracizzata dalla comunità, ma che comunque riesce a farsi sentire dal punto di vista della voce, no? Riesce a far interessare tutti alla sorte del figlio. È una donna che non si rassegna mai, anche quando il figlio viene trovato morto, tra tante virgolette, perché poi sappiamo che in realtà non è così. Non facciamo spoiler in questo video, quindi non possiamo dire cosa No, succederà. no, no, Saremo molto certamente vaghi sulle cose sul no. finale.
Poi io adoro il personaggio di Nancy, la sorella di Mike, sì, la ragazza, che trovo un personaggio molto ben gestito, sorprendentemente, perché era un personaggio che era molto facile rendere stereotipato ed era molto facile renderlo un personaggio antipatico, perché di solito c'è un pochettino questa... C'era anche nei film dell'epoca, no? La sorella maggiore è sempre un po' un personaggio un po' negativo, invece secondo me sono riusciti a renderlo un personaggio molto positivo in modi inaspettati, e questo mi è piaciuto veramente tantissimo. E poi ovviamente Eleven, la bambina, la sì, bambina che è... Il personaggio della bambina è veramente molto molto bello. È molto complesso. Perché, innanzitutto la recitazione di quella ragazza è una recitazione molto molto dosata, molto esatto, calma, molto dire, equilibrata, non ci sono forzature, è sempre, si vede sì come guida, però non come dittatrice, esatto, oppure persona che vuole inondare gli altri della sua personalità. Esatto. È difficile poi tra l'altro gestire i personaggi dei ragazzini o dei bambini piccoli, sì, nei telefilm, certo, e nei film, perché è molto facile renderli i bambini che sanno tutto o un po' i personaggi antipatici e fastidiosi, no? Quelli che vogliono fare tutto da soli e che poi finiscono... Però anche se qui c'è questa cosa dei ragazzi che vogliono comunque trovare Will da soli, no? I suoi amici che sono... cercano di trovarlo, cercano di salvarlo, non diventa mai una macchietta, non diventano mai delle caricature, non sono mai eccessivi come personaggi. Io vorrei dire una cosa, che proprio da uno studio, da una rilettura di questa storia, di questo Stranger Things, inizialmente il lavoro fu bocciato da molte catene televisive. È vero, è proprio vero, per ha avuto il fatto storia, dei bambini. Ha avuto una storia un po' travagliata. Perché? Perché loro avrebbero voluto dei bambini che fossero in secondo piano. Giusto, nel, è vero, è vero. Nel telefilm. Ma anche perché, secondo me, è interessante vedere il fatto che Netflix abbia fatto una serie che è molto poco adulta alla fine. È una serie che viene vista molto dal punto di vista infantile. E questa è una cosa che a molti studios fa paura, perché è difficile vendere un prodotto del genere. Invece mi piace il fatto che gli autori abbiano voluto proprio incentrare la serie su questo. Si sono battuti per questo e secondo me il lavoro ha pagato come risultato. Io vorrei dire di più, che anche il mostro quale appare in questo lavoro, ispira più che orrore e odio, quasi una simpatia. C'è un humor, sì, che trascende tutto il film, sì, che lo attraversa, che ci dà anche la possibilità di vedere in questo mostro un poveretto, esatto, che purtroppo si ritrova in quella posizione dovuto a delle imprudenze umane. Allora, che cosa ti è piaciuto di più? Allora, inizio io. Secondo me la cosa che più colpisce da subito è l'atmosfera. Il fatto che ci sia questa atmosfera anni 80, a cui sono completamente dedicati, cioè... Tutta la serie è permeata da questa atmosfera nostalgica, però non nostalgica in senso negativo, cioè non nostalgica come a dire i bei tempi antichi, è un nostalgico come a dire così si viveva una volta, così le cose erano una volta. Sì. Però c'è questa... c'è la stessa atmosfera, ci sono i filtri degli anni 80 sulla fotografia. Sì. L'unica cosa, però ne parlerò dopo, che mi ha un po'... rotto l'incantesimo è stato il fatto che si vedeva tantissimo che gli effetti speciali erano molto moderni, però vabbè, questo è un altro discorso. La cosa più bella secondo me però è che l'atmosfera però non prevalica mai la storia, cioè non è una serie solo di atmosfera, c'è una trama, c'è una recitazione ottima, c'è un filo narrativo che tu puoi seguire tranquillamente. E anche se una cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che non fosse tanto sorprendenti a livelli di colpi di scena, no? Cioè non ci sono grandi colpi di scena, sì, grandi, perché i film di quell'epoca non erano poi così originali, non erano poi così estrosi a livello di trama, le trame erano più o meno simili, soprattutto i film che comprendevano bambini eccetera eccetera, però non ti pesava mai il fatto che fossero prevedibili, perché faceva un po' parte del gioco, un po' quando leggi un libro di una serie, di una saga, no? Sai più o meno i personaggi come si comporteranno, e questo secondo me non è una cosa negativa, ma è stata una cosa molto positiva, perché ti ha fatto proprio rivedere quel modo di girare, quel modo di fare le storie che c'era in quei tempi. E poi
Io vorrei dire una cosa, ma scusa che ti interrompo. Io vorrei dire una cosa, che la storia non è dotata di momenti imprevedibili. Sembra quasi una narrazione di un libro tranquillo, certo. Di un libro vissuto momento per momento. Poi è plausibile. Cioè, non diventa un qualcosa di surreale, è vero, ma un qualcosa di plausibile. È verissimo, perché se tu pensi che allora, no, negli anni Ottanta, c'era un po' questo panico della tecnologia incontrollata, no, negli anni Ottanta siamo ancora nel mezzo della guerra fredda, ce lo vogliamo ricordare, quindi c'erano tutte queste teorie cospiratorie, c'era tutto questo avanzare improvviso della tecnologia che sembrava incontrollato, che generava molto panico, e quindi si rifletteva molto nei film dell'epoca, che molto spesso vedevano, per esempio, i Gremlins, questi animaletti, questi giocattoli che diventano improvvisamente una forza incontrollabile. È un po' il filo conduttore. Il fatto che si sia riutilizzato questo espediente narrativo, secondo me, è stato molto azzeccato. Poi vorrei dire un'ultima cosa a proposito degli effetti speciali. Ecco. Io non li ho visti mai in Massimo. No, assolutamente. Sembrano effetti di corollario. Sì, assolutamente. Qualcosa che è una cornice al film. Esatto. Sì. Ma non è impregnante, forte, invasiva. È verissimo. È vero, perché secondo me il fulcro di Stranger Things sono i personaggi. Sì. È la storia dei personaggi. E sono i personaggi che si muovono attraverso la storia. Non è la storia che muove i personaggi. E questa è una cosa che mi è piaciuta molto. Il fatto che i personaggi abbiano effettivamente una progressione nel corso delle puntate. No? Che all'inizio vediamo questi ragazzini che prendono tutto come un gioco. Però quando c'è la vita di un loro amico proprio in pericolo, sono i primi a diventare responsabili, a volersi mettere in gioco. E qui c'è un certo, esatto. Un certo invito alla solidarietà, esatto, e alla condivisione e all'accettazione del diverso, perché diverso, Eleven sì. È questa ragazzina che tutti chiamano strana, chiamano pazza, eccetera eccetera, però alla fine viene completamente accettata dal gruppo, perché capiscono che lei è una ragazzina come tutti gli altri, che è sola, che ha vissuto tante cose terribili, e viene accettata da tutti. C'è questa scena bellissima tra Eleven e Joyce, sì. Quando lei gli dice: sei una ragazzina molto, molto coraggiosa. È un momento bellissimo, secondo me, uno dei momenti più belli. Cosa ti è piaciuto di meno? Allora, io ho due poco, perché il resto mi è piaciuto tutto, però uno, gli effetti speciali li avrei voluti più anni 80. Avrei voluto che il mostro fosse proprio il mostro, il pupazzetto. Avete presente Yoda nei film di Star Wars? Io avrei voluto il pupazzetto finto, che tu vedi da 50 km di distanza che è finto. Invece fare gli effetti speciali in computer grafica è stata l'unica cosa che un pochettino mi ha distorto la fantasia anni 80. Però capisco che al giorno d'oggi sia praticamente impossibile ricreare gli effetti speciali amatoriali di quegli anni, perché ormai abbiamo una tecnologia di film molto avanzata che ci permette di creare interi eserciti in computer grafica. Quindi capisco che sarebbe stato veramente forse troppo anche dispendioso creare un mostro a pupazzetto, però mi sarebbe piaciuto così tanto vedere tutto fatto come ai tempi, quindi questi mostri inverosimili e orribili. E un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo è che credo che un paio di personaggi non abbiano avuto la progressione fatta nel modo giusto. Per esempio, il personaggio di Steve, il fidanzato di Nancy, quello che all'inizio è un po' il bulletto e poi diventa amico di due e va a salvarli. Io penso che, io ho capito quello che volevano fare con il personaggio, cioè lo volevano fare un po' il personaggio incompreso, che tu credi sia in un modo però in un altro. Però secondo me è tutto troppo veloce, cioè si passa da Steve che rompe la macchina fotografica di Jonathan a Steve che lo aiuta. Secondo me ci sarebbe voluta qualche scena in più di transizione tra le due cose, magari una discussione tra Steve e Jonathan. Secondo me si poteva fare un po' di più, però insomma magari nella seconda stagione. Su questo punto io ti do ragione, perché questo passaggio improvviso da questo Steve cattivo, antipatico. Antipatico, non cattivo. Antipatico, non cattivo, nel senso di antipatico, poi improvvisamente ce lo troviamo di colpo buono e collaborativo. Che manda via i suoi amici di una vita per andare ad aiutare Nancy e Jonathan. Poi non si capisce bene a questo punto come questo Steve diventi buono.
è un vabbè comunque. Esatto, cioè non si capisce bene la motivazione, secondo me. Cioè lo fa per Nancy, lo fa perché in realtà era sempre stato trascinato dai suoi amici, lo fa perché in realtà lui si sentiva già a disagio. Non è molto chiaro questo passaggio. C'è qualcos'altro che non ti è piaciuto? Ma forse non mi è piaciuta una cosa. Sì. Io direi, questo è un film che andrebbe visto su grande schermo. Questo è bello. Andrebbe visto su grande schermo perché? Perché la televisione, proprio per le sue dimensioni limitate, non ti permette un coinvolgimento deciso nell'azione. Invece il cinema, innanzitutto un suono stereo Dolby digitale sarebbe stato il massimo. Vero, sentire rumori che arrivino da tutte le parti. E qua lì sarebbe stato bello. Però purtroppo è anche una nostra deficienza che non abbiamo i mezzi, però è vero che secondo me questo è una serie TV molto televisiva. Sì. Cioè molto cinematografica. Questo è proprio secondo me girato come un film molto lungo, un po' come True Detective. Secondo me tu non hai visto True Detective, però io faccio un attimo una parentesi. Secondo me ci sono delle serie TV che sono concepite come se fossero dei lavori cinematografici, e questo secondo me si vede molto nel come è costruita la scena, cioè sul fatto che ci siano molti campi lunghi o che ci siano molte scene all'aperto che necessitano di un occhio molto ampio. Questo sì. Secondo me, capisco che la televisione sia il mezzo più immediato per fare arrivare questi tipi di lavori, però secondo me visti sullo schermo grande di un cinema sarebbero proprio un'altra cosa. Il momento più spaventoso in cui hai detto questo mi inquieta. Allora, io momenti spaventosi, momenti che mi hanno lasciato sospesi, non ne ho visti. È vero, in verità. Non l'ho visto. Però magari scene. Però così. Quello che mi ha fatto più piacere è che io mi sono sentito coinvolto nell'azione. Esatto. Mi sono sentito coinvolto, anzi, neanche coinvolto, ma trascinato. Cioè, a un certo punto mi sono visto come uno dei personaggi. È vero, e ci vuole abilità a fare questo, perché non è poi così immediato come potreste pensare. Perché secondo me per fare un coinvolgimento così tanto importante dello spettatore ci vuole molta abilità nel gestire i personaggi, le scene e tutto. Secondo me ci vuole anche molta attenzione alla fotografia, alla regia, tutto deve essere coordinato in modo tale che lo spettatore si senta coinvolto. Però io c'ero un momento che veramente mi ha inquietato, quando Hopper e Joyce vanno nel sottosopra e vedi tutta questa scena post-apocalittica con i pezzi di scorie radioattive che cadono e che coprono tutto, ci vedi questi due che camminano in questa valle tutta scura, la loro città completamente distorta in questo universo quasi distopico che mi ha ricordato molto, non so, atmosfere alla 1984 o alla catastrofe post-atomica di qualsiasi distopia che voi possiate pensare. Ci sono queste scene in cui non c'è veramente della paura, però c'è questa sensazione di inquietudine, come se ci fosse sempre qualcosa che si sta muovendo nell'ombra. Dietro di te, esatto, e tu ti giri continuamente a vedere se effettivamente c'è qualcosa oppure no. Però secondo me l'horror non è tanto il punto della serie. No. Il punto della serie è la crescita dei personaggi. Anche per esempio il finalone, quando succede quella cosa a Will, quando lui sputa quella cosa nel bagno e tu dici così, non è proprio un momento di paura, ma è un momento di sorpresa generato da tutto il resto, perché anche in quella scena, no, ti aspetti sempre che spunti qualcosa nella finestra, nello specchio del bagno, ti aspetti sempre che ci sia qualcosa che salti fuori da un momento adatto. Questo secondo me è chi ha letto i libri di fantascienza di un certo periodo della storia della fantascienza. Questa immagine di queste creature che si riproducono tramite l'uomo sono indicative però di un uomo che è capace anche di creare disastri nella natura. Nel film questo è anche indicato. Sì, sì. Il film inizialmente fa sembrare che quel mostro sia di origine umana. Sì, sì, è vero, è vero. Non tanto, infatti la serie non chiarisce come quel mostro sia stato liberato dalla dimensione in cui lo si è collocato. Esatto. Poi non si sa. Come se noi ci autointerrogassimo
sui nostri limiti, sulle nostre imprudenze, sul nostro essere di tutti i giorni. Cioè, quello essere che sembra quasi disarmante, innocuo, innocente, bellissimo, può sembrare diabolico addirittura, può diventare diabolico. Poi tra l'altro c'è una cosa che non abbiamo detto prima. Il fatto che non venga realmente chiarito la motivazione dei professori, del dottore, di tutta la parte un po' della cospirazione governativa, sì, secondo me è ottimo, è fatto benissimo, perché se tu spieghi troppo si perde un po' il mistero. Almeno questo io sono sempre quella che vuole le spiegazioni a tutto, perché vuole chiudere i cerchi. Però in questo caso, prima di tutto, è interessante notare che i cattivi praticamente non hanno quasi nessuna battuta in tutta la serie. Avranno sì e no 5 minuti di screen time su 8 episodi. Quindi non viene mai data la voce ai personaggi negativi. E questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, perché si punta proprio l'accento sul personaggio positivo, ma poi soprattutto si rifà sempre a quelle paure che stavamo dicendo prima. Infatti la tecnologia fuori controllo, esistono mondi paralleli, questo è il periodo in cui ci sono... Esatto, le teorie dei mondi paralleli, si esplorano tutte queste teorie di pseudoscienza che dicono che ci si può mettere in contatto con i mondi paralleli, con le onde radio, con questo, con quello. Secondo me è veramente molto molto ben fatta questa parte, perché anche oggi noi abbiamo un pochettino questa fascinazione con i mondi paralleli, eccetera eccetera, anche se non esploriamo più lo spazio come negli anni 60, negli anni 70, abbiamo sempre questa sensazione che ci sia sempre qualcosa oltre noi, che vogliamo un contatto con queste realtà, però queste realtà potrebbero nascondere cose che non ci piacciono, quindi ci fanno quasi paura. Esatto. Però il fatto che i cattivi, tra virgolette, utilizzino il mondo parallelo quasi a volerlo sfruttare, a colonizzare, e che poi gli si ritorca contro, secondo me è molto molto interessante. Il fatto che la scienza fuori controllo inevitabilmente produca dei mostri. Questo si ricollega ad uno dei classici della fantascienza, il Forbidden Planet, il pianeta proibito. Lì in quel film è stato riversato innanzitutto un modo di pensare umano dell'epoca, e il film risente di quello, di questa imprevedibilità, di questa società che è capace di generare grandi idee ma pericolosi e paurosi mostri che si nascondono sempre nell'ombra. Esatto. Il momento più emozionante, allora, secondo me il momento che ha fatto emozionare tutti è quando Joyce tiene le lucine in mano e si accendono, perché sì, Will sì, sta comunicando sì, con lei. Secondo me è un momento bellissimo, ma proprio a livello di visivo è un momento bellissimo, perché vedi Joyce che ha tanto così da credere veramente che il figlio sia morto, proprio è a tanto così da rassegnarsi, da lasciare completamente andare le proprie speranze che Will sia ancora vivo e che possa tornare, e quindi tu vedi tutto il senso di colpa, eccetera eccetera, la famiglia già disgregata che si disgrega ancora di più, e poi vedi in questa scena di pochissimi minuti le lucine che si accendono, Will che riesce a comunicare con la madre, ed è un momento secondo me in cui tutto, cioè è il momento di rottura, è il momento in cui sai che tutti saranno completamente dedicati soltanto a cercare di salvare Will, che non ci saranno più dubbi da nessuna parte, perché quello è il momento in cui veramente Will riesce a salvare tutti. Quindi rimette insieme i pezzi delle vite spezzate di tutti i personaggi, perché per esempio abbiamo personaggi come il poliziotto che ha perso la figlia di cancro, abbiamo questi ragazzini che vivono un po' trascurati dalle famiglie o non particolarmente ascoltati nella loro stranezza, che sono vittime di bullismo, eccetera eccetera. Abbiamo Eleven, che è una bambina che viene torturata e seviziata da queste persone oscure. Vediamo Nancy e Jonathan, che sono due ragazzi un po' fuori dagli schemi, e tutte queste persone si congiungono con questo obiettivo comune. Secondo me questo momento qui delle luci è quello che catalizza tutto verso questo obiettivo. Tu che dici? Quello che invece a me è anche emozionato, a parte le luci, che sono secondo me l'invenzione più felice del film. Le luci di Natale. Credo che sia l'invenzione più felice del film, però anche quando è stata la prima scoperta che il figlio è vivo. Sì,
La prima scoperta, questo vedere un qualcosa che lei vede e che altri non sono capaci di vedere, mi mette quasi in condizione di pensare quello che molti, molti geni hanno fatto, hanno saputo vedere nella realtà grandi invenzioni e non sempre sono stati creduti. È verissimo. E penso che il personaggio di Joyce, proprio perché è una donna ed è una madre, viene subito messa da parte, anche dalle autorità, viene subito creduta come la pazza di turno che magari ha fatto scappare il figlio di proposito, perché magari il figlio è scappato perché non la sopportava più. Però lei si mette in testa che deve essere ascoltata e che tutti devono cercare suo figlio e ci riesce. È lei alla fine che riesce a salvarlo, è lei che tiene la mano di Eleven quando Eleven va nel sottosopra per cercare Will, nella scena della piscina. Sì. Il momento in cui dopo lei gli dice sei una ragazza coraggiosa, lì vedi veramente l'umanità dei personaggi. Tutti i personaggi non sono delle macchiette, non sono dei personaggi vuoti, sono veramente dei personaggi che potrebbero esistere, come dicevi tu prima, che c'è una grande verosimiglianza. È veramente una serie verosimile, cioè queste persone possono esistere, magari non vedranno i mostri nel sottosopra, però ci sono veramente tante donne che hanno subito la scomparsa dei figli rapiti e che non si rassegnano mai, e che poi un giorno, quando i figli vengono trovati vivi, tutti quanti dicono avevi ragione. Io vorrei citare un famoso film, romanzo, che ha questa caratteristica di sembrare vero, puramente elementi fantastici, Aiosa, Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli questo ha questa caratteristica di presentare un mondo irreale come se fosse veramente alla portata di tutti. Secondo te quali sono state le più grandi influenze su questa serie? Ma io ho due, alcune le ho citate già. Innanzitutto i film dei primi anni 50, sì, i primi film di fantascienza, alcuni girati in bianco e nero. Mm-hmm. Diciamo che Il Signore degli Anelli, Pianeta Proibito, è stato uno dei primi film a colori, anche diciamo così, con il Pianeta Proibito si era inaugurato il famoso cinemascope, cioè la possibilità di proiettare un film su un grande schermo. Un grande schermo che non era soltanto per essere visto, ma per avvolgere gli spettatori, per coinvolgerli nell'azione. Ma anche secondo me, a parte l'ovvietà, quindi Spielberg, George Lucas, eccetera, eccetera, Robert Zemeckis, John Carpenter con la serie di film di Halloween, eccetera, eccetera. Perché una cosa interessante, per esempio, è il fatto che l'orrore arrivi in questo paesino sperduto nel nulla. Sì. Non arriva nella grande città. Non è la guerra dei mondi che arriva a Londra e vabbè, Londra, dici tu, arriva a Londra, è certo che arriva a Londra, dove deve andare? Qui invece l'orrore arriva in un posto dove nessuno si aspetterebbe mai che succeda niente del genere. Cioè le persone non credono che la loro normalità verrà mai intaccata da niente. E qui c'è la verosimiglianza con il Pianeta Proibito. Perché il Pianeta Proibito anche nasce da una scoperta di un pianeta remoto, intorno a una stella, intorno alla quale non si pensava che ci fosse quasi niente. Esatto. A me, senza sapere che lì si era svolto un dramma che aveva coinvolto globalmente tutta una società. Esatto. Poi tra l'altro, secondo me, questa cosa dell'orrore nell'inaspettato o nel normale è molto Stephen King. Sì. Molto, per esempio, Le Notti di Salem, che è il mio romanzo preferito di Stephen King. Mi metterò sopra il link al mio video su Stephen King, se ve lo siete perso. Stephen King adora mettere le situazioni più orrorifiche in paesini sperduti nel nulla, dove non penseresti mai che possa succedere niente di più drammatico di un furto al supermercato. Invece ci arrivano vampiri, ci arriva il diavolo, ci arriva di tutto e di più, perché secondo me l'orrore non rende tanto quando coinvolge la grande città, perché ce lo si aspetta in un certo senso, no? Tutti si aspettano che il mostro gigantesco vada a distruggere New York. Perché forse il mostro già è a New York. Sì. Nessuno si aspetta che un mostro che viene da un altro universo arrivi in un paesino sperduto nel mezzo dell'Indiana. Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Questa è l'ultima domanda. Allora, e poi ecco qua. Possiamo salutarci perché già è mezz'ora che stiamo parlando. Io mi aspetto dalla seconda stagione un'eguale equilibrata recitazione sia degli attori
e scene, diciamo così, ugualmente serene e tranquille. Poi mi aspetto particolarmente che si chiariscano i rapporti anche tra le persone. È vero. Nella prima serie molti interrogativi sono rimasti da irrisolti, forse troppo. Bellissimo. Comunque spero che questi interrogativi siano esaustivi nella seconda parte della serie televisiva, senza però, io faccio lancio un appello ai produttori. Facciamo un appello ai produttori di Stranger Things. Regista, di non banalizzare. Verissimo, è vero, è vero, è vero. Questa è una delle cose che... Perché c'è sempre quel pericolo, no? Tu vuoi sapere di più, però al tempo stesso dici, e se rovinano tutto andando avanti, non è meglio fermarsi e lasciare la perfezione? Però secondo me ha molto potenziale in una seconda stagione, perché prima di tutto io voglio sapere che fine ha fatto Eleven, perché io non ci credo che quella cosa sia successa. Non diciamo cosa, ma chi ha visto Stranger Things capirà di che cosa sto parlando. Voglio sapere cosa sta succedendo a Will, e soprattutto io vorrei sapere di più della vita degli altri personaggi, cioè voglio sapere di più di Nancy, di Joyce, del poliziotto, di tutti. Vorrei che ci fosse più carne di backstory, cioè io... esatto, perché è una serie sostanziosa, però ha bisogno di più fondamenta. Secondo me c'è bisogno di più introspezione nei personaggi, perché qui capisco che ci si è un po' voluti muovere velocemente per vedere anche se la serie avrebbe avuto successo, insomma, non ci si voleva togliere tutti, non io si voleva... dire una cosa, dalle sue parole, a questo punto non vedo l'ora che arrivi questa seconda parte. Siamo tutti in non attesa. Dormirò la notte. Siamo tutti in attesa, ci vorrà un po', sappiamo che comunque le serie per filmarle ci vuole il suo tempo, però siamo gasatissimi per la seconda stagione. Bene, io direi che abbiamo finito, perché abbiamo parlato per 31 minuti, non è sembrato, ma abbiamo parlato 31 minuti, dovremmo editare questo video. Bene, noi vi salutiamo, saluto. Ciao, mi raccomando, tutti ad aspettare questa seconda parte di Stranger Things. Bene, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!